Vivere è un libro che nasce dal silenzio, lasciato da un lutto, quindi è stato un cercare di riempire di significato questo vuoto e essendo sia poetessa che fotografa c'era rimasto con José Laseras, che è coautore con me della serie fotografica che c'è all'interno del libro, perché il libro è diviso in tre sezioni, sono due sezioni poetiche e una fotografica, lui è coautore della serie fotografica, avevamo appunto ideato questa serie, poi lui è venuto a mancare e io in un certo senso ho cercato di continuare un pochettino questo lavoro di elaborazione del lutto, ma non solo. È un libro che ha una narrazione unica, le parole non sono didascalie delle foto e le foto non illustrano la poesia. E infatti, come diceva lei, corrono su un binario parallelo, è una narrazione, infatti una narrazione unica, semplicemente è un cambio di registro, una scelta di un linguaggio diverso. Memento vivere, che è il ribaltamento della frase originale Memento mori, non è semplicemente un'elaborazione del lutto, ma è anche un tripudio alla vita, un dire di continuare a vivere nonostante la morte sia esista ed è sempre presente con noi.